Da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. Il dramma casa al centro del dodicesimo congresso nazionale del sindacato unitario Inquilini e assignatari, segretario Fiorentino Lieto. È un patrimonio che rischia di disperdersi purtroppo nell'inefficienza eh, delle amministrazioni. Proprio il timore. Eh, come dire, la, non dico la certezza, ma eh, il timore di perdere questo patrimonio, questo patrimonio immobiliare, che è al servizio del, delle famiglie più disagiate, ci ha mosso stamattina a mettere la, il problema al centro del nostro congresso. Non abbiamo voluto. Celebrare un congresso nelle forme tradizionali, l'ho detto nella mia relazione, l'ho detto. L'elezione del, del gruppo dirigente l'ho considerata di secondo aspetto, ma il problema principale era quello di porre all'attenzione dell'opinione pubblica, all'attenzione dei, dei politici che ci amministrano a livello regionale e a livello comunale di porre il problema delle famiglie disagiate, di chi vive il dramma di essere in una casa che più delle volte non è abitabile, che vive il disagio dell'acqua in casa, della sporcizia, della, della poca abitabilità degli alloggi. Attualmente com'è la situazione per quanto riguarda la casa? Ad e' quello che abbiamo denunciato nel 1998, quello che abbiamo denunciato nel 2000 e quello che stiamo denunciando da 20 anni a questa parte. Cioè quartieri ancora con eh, fabbricati, con strutture in prefabbricazione pesante, con strutture e eh, con tetti di amianto che fanno acqua nel vero senso della parola da tutte le parti, eh, quartieri mh, abbandonati. Mi riferisco a Quattro Grane, mi, mi riferisco a Pigarelli, mi riferisco un po' a tutta la via Francesco tedesco. Sono tutti quartieri di alloggi popolari abbandonati a se stessi, senza cure e senza responsabilità.